io penso che il difensore, penso che a quel punto di vista c'è cioè, una posta per l'Oretto, una valutazione per aver dato prima il pallone e poi c'è un successivo contatto più veloce con la linea di gioco con il calciatore dell'Inter. Comunico questo al VAR, perché gli faccio la descrizione di quello che ho valutato io sul campo, nel momento in cui dalle immagini in cui si rende conto che quello che ho valutato io non è mi manda. Oh, allora questa è la spiegazione di Daniele Chiti, impiegato 30 secondi, chiarisce perfettamente le cose. E allora che il presidente dell'Associazione Italiana anche per 30 anni a quale la propria spiegazione di loro. Caro, domanda più semplice. No, questa è più semplice della precedente, ma come è una risposta, non sarebbe il caso finalmente di comunicare alla fine della partita per risolvere questo problema legato alla incomprensione, alla difficoltà di capire. Perché gli altri non siamo? Io credo che arriveremo nel primo ciclo, magari non subito, magari non immediatamente dopo la partita, come ci sono ancora anni abbastanza così tardi, magari dove analisi di questo tipo non vengono in un ambiente dove c'è una reciprocità di questo tipo, dove lei avrebbe ancora un'altra in questo stile, in questo campo. Ma noi siamo sicuri, perché ci stiamo lavorando ad un progetto di comunicazione, vorremmo che fosse accelerato questo progetto di comunicazione, per arrivare magari non immediatamente dopo la gara, ma per arrivare non a giustificare, perché caro Alberto, anche lei a un certo punto ha detto la messa non con una chiave di lettura tecnica, ma più come una giustificazione. Ecco, noi pensiamo sia invece importante fare i dati anche attraverso il confronto, perché si cresce per confronto, e per dare le chiavi di lettura anche sull'errore o sul fatto tecnico. Poi il calcio è un po' recupero dell'infanzia, e neanche davanti alla stessa immagine non tutti la pensano, magari allo stesso modo. Sembra tantissimo, abbiamo sentito che aveva quindi hanno sbagliato la gara da no, ha fatto benissimo, scherzato, no? Sì, lo so che tu stia scherzando. Allora, devono essere stati tagliati, devono aver avvitato già da Campelli, sicuramente, ma crediamo che stia andando verso una specializzazione, un po' come è successo per gli assistenti, no? Gli assistenti nascono armi che poi dopo 8-10 anni fanno gli assistenti. Gianluca Rossi resterà alla guida della. Questo lo deciderà la città nazionale di Nazionale, no, non è possibile. Ma anche perché è la ottima possibilità di fare.